Gremiti di teste di pietra i 4 ettari di Filippo Bentivegna a Sciacca. Con i suoi ferri sempre pronto a moltiplicare l'immobile popolazione, il Bentivegna ci porta a visitarla. Non ne tiene il censimento. Volti e figure gli arrivano fin sulla porta di casa. Una presenza viva segna la tonica fissità di queste facce. Le più sembrano assorte nella magia di un sonno senza tempo, come ipnotizzate da queste spinti. Un tronco di ulivo basta al Bentivegna per creare famiglie legate in un comune destino. Figurazione di uno spontaneo primitivismo, ma anche sintomatiche di una ossessione psicologica. Da 40 anni dopo il suo ritorno dall'America, il Bentivegna lavora a insistire le schiere di questi che egli chiama i suoi sudditi, e se ne ritiene l'imperatore. La sua reggia pare la preoccupante dimora di un cacciatore di teste. Quasi sgomentevoli i colpi dello scalpello tra tutte queste facce condannate al silenzio.